L'effetto, diciamo, è che con un occhio sto ridendo, sono felice, ma con un altro sto piangendo e sono triste perché lei è una e invece come lei, se parliamo solo delle donne, ci sono 16 milioni di donne. Poi se aggiungiamo i bambini ci saranno altrettanto numeri, se aggiungiamo gli uomini ci saranno altri numeri. C'è un totale disperazione. Io questo giorno deve essere il giorno più speciale della mia vita, però ripeto, è come se metà del mio corpo sta ballando e metà del mio corpo è in lutto. E questo è il mio sentimento. Sono molto felice di quello che ha fatto il governo italiano per me. Qui Zara è solo una partenza e spero che sia così. Ci daremo da fare, anche perché abbiamo il dovere di aiutare gli altri. La comunità internazionale, quello che devo lanciare è il fatto che smettiamo di litigare fra di noi, smettiamo di dire io sono di destra, sinistra, di sopra e sotto. Mettiamoci insieme, teniamo le mani e cerchiamo una soluzione, perché la situazione è andata avanti così in velocità, così in malgestione, che ci troviamo tutti con le mani vuote. Io credo che tutto il popolo del mondo ha il cuore per il mio paese, l'ho sentito in 15 anni che ho vissuto in Italia, lo credo proprio dal profondo del mio cuore. E teniamoci le mani, per favore, teniamoci le Zara mani. cosa le ha detto? So che ieri le ha mandato un messaggio. Zara, ieri sera, prima di partenza, abbiamo parlato. Era felice, però anche lei aveva lo stesso sentimento. Diceva che io metà sono felice, metà sono perplessa e sto lasciando tutto quello che ho fatto negli ultimi anni e sto lasciando tutti i miei amici e sto lasciando questo posto perché non ho più speranza, la mia speranza è morta. E io dicevo, non ti preoccupare, sorella mia, vedrai, vieni qui e ti faremo rinascere di nuovo con la speranza. Spero che arrivi fra poco, so che non posso abbracciarla, lo farò virtualmente, però già vederlo sarà un sollievo per me e spero altrettanto per lei. Quel poco che ho sentito sempre, diciamo, gli americani, questo è un errore perché non sono solo americani colpevoli, tutto il mondo è colpevole, questo voglio dire, però questa è la parte politica, io sono sicuro che il popolo del mondo ci vogliono dare una mano, la conferma è il fatto che negli ultimi 3 giorni ho ricevuto migliaia di chiamate che hanno voluto di partecipare e vogliono dare una mano. Non dimentichiamo che ci sono altrettanto persone lì dentro, questo è il nostro appello.